13.844 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 350.034 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,95%, in leggero calo rispetto al 4,1% di martedì. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 364 decessi, per un totale di 117.997 da inizio pandemia. I guariti odierni sono 20.552, calano di 75 unità le terapie intensive, sono 471 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. Era fissato alle 18, è iniziato con un'ora di ritardo, Consiglio dei Ministri che scriverà la roadmap delle riaperture. Uno dei nodi principali, quello del coprifuoco, è stato al centro d'un serrato confronto in una riunione che ha anticipato l'avvio del Consiglio. La Lega, ma anche Forza Italia e Italia Viva, erano favorevoli a spostare le lancette avanti d'un'ora alle 23, ma il Premier Mario Draghi è stato irremovibile. L'attuale limite delle 22 rimarrà ancora per un mese. La Lega allora ha annunciato che s'asterrà sul decreto riaperture. Con 49.417 tamponi effettuati sono 2.095 nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 4,2%. Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva, meno 8 a 667, che negli altri reparti, meno 117 a 4.522. I decessi sono 72 per un totale complessivo di 32.458 morti in regione. A partire dalla mezzanotte di giovedì 22 aprile anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti-Covid. Si ricorda che per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e tenere a portata di mano il numero di tessera sanitaria e codice fiscale. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800-894-545 oppure tramite i postini o i postamat di Poste Italiane. Lombardia zona gialla da lunedì 26, anche se solo venerdì avremo l'ok definitivo. Oltre a riaprire i ristoranti e bar all'aperto, sono consentiti gli sport da contatto all'aperto. Riaprono cinema e teatri, musei e mostre. Spostamenti liberi tra le regioni gialle. Per spostarsi tra quelle arancioni e rosse c'è però una differenza. Se si viaggia per lavoro, salute e urgenza, basta l'autocertificazione. Se si viaggia per turismo, all'autocertificazione bisogna allegare il nuovo certificato verde che attesta l'aver effettuato la vaccinazione, l'essere guariti dal Covid o d'aver effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall'Università degli Studi di Milano. Questi test, meno invasivi e più semplici da utilizzare, hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare. Ci consentiranno pertanto di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario che potrà dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti ricoverati e non degli ospedali. Per il vaccino Janssen, ovvero Johnson & Johnson, si raccomandano le stesse condizioni d'utilizzo del vaccino Vaxzevria AstraZeneca. Pertanto, il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni. È quanto prevede la circolare odierna del Ministero della Salute a firma del Direttore Generale della Prevenzione Gianni Rezza. In vista delle riaperture, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha annunciato che insieme al ministro Garavaglia si è pensato a un Green Pass italiano che permetta anche l'ingresso in Italia degli stranieri. È stata poi definita giusta la proposta di permettere l'apertura dei punti vendita anche in zona rossa ed anticipare quella delle fiere al 15 di giugno. Ne parla anche la rivista Nature, uno studio condotto da un team di ricercatori europei al quale ha partecipato la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, ha portato allo sviluppo di un anticorpo monoclonale in grado di proteggere dalle varianti di SARS-CoV. La peculiarità di questo anticorpo monoclonale consiste nel riconoscimento contemporaneo di due diversi antigeni del virus, da qui il nome di anticorpo bispecifico. I ricercatori hanno unito due anticorpi naturali in una singola molecola artificiale e test preclinici hanno dimostrato che protegge dalle varianti di SARS-CoV-2, inclusa quella inglese. Pronto meteo 22 aprile, dopo un mercoledì pomeriggio sera con qualche locale precipitazione, giovedì 22 si apre l'insegna del sole, cumuli in più al pomeriggio sui rilievi, temperature fra 5 e 21 gradi. Previsioni locali a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli, che trovate aggiornate anche su prontometeo.it.
Queste le notizie principali che trovate con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore e agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.